Ciao! Ma funzionava ugualmente nonostante le nuove 25 maggio 2023 restrizioni sulle condivisioni di Netflix? Grazie. Ma Netflix da ieri ha applicato anche in Italia quella porcata del blocco sulla condivisione dell'account al di fuori del nucleo familiare. Quindi la mia domanda è, un servizio di condivisione del genere è ancora applicabile con Netflix o hai girato il video prima che questo cambiasse e attualmente non si può più fare? Dunque, la probabilità che mi facesse queste domande era del 100%. Me lo sarei aspettato. E quindi io, prima di accettare questa collaborazione con Gamsgo, io mi ero informato. Facciamo un po' di riassuntone per chi si era perso quel video. Settimana scorsa, se non ricordo male, avevo fatto questo video in cui io facevo la mia prima sponsorizzazione con questa azienda Gamsgo, che è una piattaforma di account sharing per diverse piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Disney Plus e tutte quelle che c'erano là. E prima di iniziare questa collaborazione, io feci questa domanda a loro. E quindi adesso vado a leggervi la loro risposta. Riguardo alla tua domanda, infatti, Netflix non ha preso misure specifiche ora. Spero che tu possa riassicurare gli iscritti che, a patto che lo acquistino, faremo in modo che possa essere utilizzato normalmente. Anche se Netflix adotterà misure specifiche in futuro, avremo contromisure corrispondenti. Spero che voi non dobbiate preoccuparvi. Ovviamente questa è la risposta dell'azienda, ora vi do la mia risposta. Io non posso esserne sicuro al 1000%. Questo è il motivo per cui il video che ho fatto era più focalizzato su Disney Plus, che è quello tra l'altro che ho usato io, tra l'altro, cioè, lo uso tuttora Disney Plus, lo faccio vedere, basta che io, come si dice, vado qua e vedete che, non so se si vede bene dallo schermo, che c'è ancora qua il mio account, il numero 4, quindi vado qua, metto la mia, il mio codice, mi funziona. Anch'io ho, diciamo, ho avuto lo stesso dubbio vostro per quanto riguarda Netflix, per questo che il video si focalizzava più su Disney Plus. Avete dubbi su Netflix? Quello che potete fare al massimo è di farvelo per un mese, che costa già pochissimo, ma anche quando non dovesse funzionare, restituiranno i soldi, perché nella peggiore delle ipotesi comunque i soldi mi verranno restituiti e quindi io utilizzerò questa altra occasione per sponsorizzarvi Gamsgo e utilizzare il mio codice sconto che troverete qui sotto in descrizione. E mentre che siamo qua, qualche commento non lo leggiamo? Oggi sono coadiuvato da qualcuno, vi faccio un po' di spazio. E allora buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Allora, sono qui per farti perdere iscritti comunque, di questa idea. Allora, soprattutto per i commenti che leggeremo, sicuramente questa è una cosa che potrebbe accadere. Allora, abbiamo non moltissimi commenti, ma sono lunghi. Cioè, ce n'è uno che proprio anche l'autore stesso lo definisce un pippone. Ma, almeno c'è awareness, c'è consapevolezza di sé. Bravi, bravi. Allora, prima di leggere il commento, diamo un po' di contesto. Qualche settimana fa io avevo fatto il mio primo e finora unico video in inglese e io avevo risposto già questo nel video settimana scorsa, o settimana scorsa, due settimane fa, che lui nel suo commento scrive ma perché l'hai fatto in inglese? E ho detto, cioè, lo dico nei primi due minuti. E qui c'è la risposta della mia risposta. Cioè, davvero non hai capito che la domanda era di biasimo o, se vuoi, retorica? Ma... no, io come faccio a capirlo da due parole? Ma perché? Anche perché poi è scritto, non è che c'è intonazione, non è che ti vedo in faccia. Su questa cosa ci torniamo nel commento. Perfetto. No, 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 niente spoiler. Mezza parola. Cerchiamo di capirci, anche far capire gli altri, perché ci sono concetti che non si comprendono immediatamente. Stop. Ok, allora niente, sono profetico io. Tu crei contenuti interessanti su storia, programmazione e news, mondo IT intendo, che interessano sicuramente molti, ma sono comunque contenuti di nicchia. Grazie, ma comunque non sono di nicchia. Comunque non tutti sono di nicchia. I contenuti di nicchia sono quelli di coding, infatti sono quelli che sono arrivati molto dopo rispetto agli altri. Tipo la scuola che sta facendo 7 linguaggi in 7... Già quella iniziata è finita. È già iniziata e finita? Certo. E io quanto sono indietro? Sono 7 linguaggi in 7 giorni, che poi alla fine sono 8 linguaggi in 7 giorni. Scusi. Però diciamo i video di storia non sono di nicchia perché sono di cultura generale. Cioè quando io per esempio guardo video di Amedeo Balbi di astrofisica, non è perché sono astrofisico, perché comunque me li guardo perché mi piace approfondire quell'argomento. Quindi non è che devi essere Richard Stallman o Bill Gates per capire i video miei. Anche perché poi diciamocelo, lui spiega in maniera molto coerente, molto semplice da capire, non è molto, non è elitario come discorso. Guarda. Esatto.
posto? No. Non ce n'è COVID. Riprendiamo. Questi contenuti li fai in italiano per gli italiani. Ci sta. Poi crei un contenuto veramente importante. Big Butchering Scam lo è. E lo fai in inglese con l'inciso. Scusa. Ho scritto scusa nel commento. No, che deve raggiungere il maggior numero possibile di persone. Quindi i tuoi utenti italiani non anglofoni non meritano di conoscere un argomento così importante nella loro lingua, ma si devono beccare i sottotitoli. Tanto ci sono i sottotitoli onorando, naturalmente, il gran lavoro che tu hai fatto. Questo modo di operare, secondo me, è scorretto nei confronti dei tuoi iscritti e anche poco rispettoso. È qui che ti sbagli al 100%, perché a dicembre un altro youtuber molto più famoso di me, che si chiama Ferri, aveva fatto lo stesso video parlando della sua esperienza. Quindi perché ti devo riproporre a distanza di quanti? 5 mesi? 4 mesi? Lo stesso video in italiano. Se vuoi capire cos'è il Big Butchering Scam in italiano, ti vai a beccare il video di Ferri, che tra l'altro è uscito a dicembre. Poiché a me non piace fare, come si dice in inglese, scusa perché lo dico in inglese, un overlap di contenuti, bello, quindi io ho spostato il focus da un'altra parte, parlando sempre della mia esperienza, ma in inglese. Quindi io non sono uno sprovveduto, io so cosa c'è in giro negli altri youtuber. Certo, non posso sapere tutto perché sarebbe tre lavori a tempo pieno, però essendo che io ero già a conoscenza che quel video già esisteva, non è che era uscito 8 anni fa, era uscito a dicembre, e se ricordo male il mio video è uscito ad aprile, alla fine, secondo me, tu sei scorretto che mi stai dicendo una cosa del genere, perché la scorrettezza sarebbe stata il momento in cui avessi fatto qualcosa di veramente originale che su YouTube Italia non c'era, che non è questo il caso. Ma poi anche volendo, voglio dire, cioè il mettere i sottotitoli, che appunto, come tu dici nel commento, sono un gran lavoro, perché lui si è messo a tradurre tutto quello che ha detto per renderlo fruibile ai più. Ora, la cosa che non ti piace perché lo dice in inglese e perché te lo vuoi sentire in italiano, ma se il preambolo è deve essere accessibile ai più e si sa che in questo campo la lingua mondiale è l'inglese, allora mi sembra solo logico farlo in inglese. In più ti fai i sottotitoli, ma che vuoi? Ora, il motivo per cui ho chiesto a Federico di partecipare a questo video è perché lui, da qualche tempo, gestisce un podcast. Vai avanti. Grazie per questa introduzione, non me l'aspettavo. Io sì. Io... è fuori programma. Esatto, fuori programma. Sì, io faccio un podcast che tratta di temi di virologia. Io sono un virologo, faccio un dottorato in virologia, studio i coronavirus. E da un breve tempo ho aperto questo podcast che tratta di virologia, ma proprio perché ho intenzione di... esatto, vedete lui? Lui è il mio piccolo covidino. Ma proprio perché tratto di virologia e voglio che sia accessibile al maggior numero di persone, non lo faccio in italiano, lo faccio in inglese. Inoltre vorrei aggiungere quello che lui ha detto, che io l'ho fatto in inglese anche per altri motivi di cui per adesso non ne posso parlare, ma prima di proseguire mi devi dire... io già lo so, devi dire come si chiama il tuo podcast. Il podcast si chiama The Viral Talk. E dove lo trovano? Si trova su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, praticamente dove vuoi. Da tutte le parti. Da tutte le parti. Proseguiamo? Proseguiamo, ok, grazie. Questa cosa è tipica degli italiani sul tubo. Non fraintendermi, lo capisco che una volta raggiunti i traguardi del canale che magari ti permettono di monetizzare, vuoi rivolgerti, perché puoi farlo ovviamente, ai potenziali quasi 2 miliardi di anglofoni invece che ai 4 gatti italiani, ma ripeto, non è corretto. Diciamo che non è corretto da parte tua che tu mi fai questo discorso, perché tu usufruisci dei miei video che tu stesso riconosci che sono interessanti in maniera gratuita. Diciamo che tu non sai tutta una discussione di quello che sta dietro prima che facevo il canale. Lui, come Lucilla, lo sapevano prima che lo stavo iniziando, loro mi hanno detto, ma perché non lo fai in inglese? Io ho detto, no, lo voglio sempre fare in italiano. Io per fare il video che sia indicizzato su YouTube Italia, poiché vivo nel Regno Unito, mi sono pure fatto una VPN affinché ero sicuro che i video venissero messi su e indicizzati su YouTube Italia. Persone che parlano senza sapere nulla, a me, diciamo, non è che mi danno fastidio, mi piace, perché poi leggo sti commenti. Diciamo che ti danno poi materiale per monetizzare di più, capito? Hai fatto il suo gioco alla fine. Proseguiamo, dai. Andiamo avanti. Sarebbe più corretto aprire un canale in lingua inglese, invece. Me lo gestisci tu? No, perché il tempo già di... a stento riesco a gestirne uno. Sai il perché di questo pippone? Per me è un déjà vu. Un tuo collega molto più famoso, italiano all'estero, credo sempre UK, fa la stessa cosa, faceva, del più e del meno in italiano, con cui ha fatto gli iscritti e la fame, contenuti belli e interessanti in inglese e non si degnava nemmeno di mettere sottotitoli, a meno tu li hai messi. Quando gliel'ho fatto notare è scoppiata la bagarre, soprattutto con le sue gruppi, ma con... aspetta.
ma come per miracolo adesso i suoi contenuti in inglese hanno i sottotitoli, almeno fin quando ho potuto vedere, perché non lo seguo molto. Prendila come una critica costruttiva per quando sarai famoso, senza voler scomodare Dante, Cervantes, Umberto Eco e Papa Francesco per la santificazione come hanno fatto qui sotto. E per inciso, per diventare santi ci vogliono tre miracoli, ma quelli si fanno, che ci vuole? La cosa che urta un attimino è che si deve essere leggermente defunti. Qua io mi sono perso, però vabbè, non ti preoccupare. Ma che significa? Non lo so, perché sicuramente lui ci ha spiegato nei commenti, ma credo che questa qua sia l'ultima volta che io riprenderò un tuo commento per farne parte del video. Andiamo un altro commento. Caro, I am a show. Ora, con quello di prima, però ci dobbiamo mettere a litigare perché... Esatto. I am a show significa... In my humble opinion. Che significa, perché no, perché sono non ne contento. In my humble opinion, per la mia modesta opinione. È la mia modestissima opinione. Umile opinione. Cara, per favore, no inglese, altrimenti qua si arrabbiano. Qualcuno ha scritto circa 700 anni fa, non ti curar di loro, ma guarda e passa. Si riferiva agli ignavi. Storpiato o modernizzato? L'originale comunque è fama di loro il mondo, esser non lassa, misericordia e giustizia li sdegna, non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. PS, finirai come Don Chisciotte a lottare contro i mulini a venti. Ormai lo faccio 35 anni, quello. Se ti garba, ti faccio volentieri da San Giovanza. Andiamo. Dai, Per essere più moderni, Umberto Eco, internet, ha dato diritto di parola agli imbecilli. Prima parlavano solo al bar e subito venivano messi a tacere. Non ci possiamo far niente. Quello che possiamo farci è fare i video che voi guardate. Guarda che se li vai a pescare tutti obbligherai Papa Francesco a farti santi subito. Ah, ora ho capito quello che diceva del santo dei miracoli, quello di poco fa. No, non ho capito niente. Perché questo utente, che mi ricordo che è una donna, ha detto, guarda che se vai a pescare tutte quelle che ti rompono le scatole, obbligherai Papa Francesco a farti diventare santo. Ecco perché lo diceva santo, ci vogliono tre miracoli, ma devi essere pure morto. Ah, ora ho capito tutto, abbiamo capito tutto. Non capire, ma andiamo avanti. Ok, c'è questo commento che mi è stato lasciato sul video della storia di Linux. Bellissimo riassunto, vorrei però fare qualche appunto al minuto 744909. Dobbiamo dire la verità sul kernel GNU/Urb. Io qua mi astengo perché non ho... No, io qua ho smesso di leggere il messaggio. Cioè, o meglio, io l'ho letto tutto, però per lo scopo di questo video lo smetto qua di leggere. Non voglio utilizzare parole pesanti, però a me questo genere di commenti mi urta più di quello che dici che devo fare il video in inglese. Perché? Tu dici perché? Infatti, perché quello è un video di Linux, non è di GNU/Urb. Quindi inutile che uno mi dice, ah, c'è questo appunto che tu devi fare, faccio questo appunto sul video. Perché fuori contesto? Sarà forse deformazione professionale, perché, come vi ho detto poco fa, lui sta facendo il dottorato. Io già l'ho fatto. A noi ci insegna di essere molto sul pezzo. Sì. Non dobbiamo sdeviare binari. I generalisti, no. Bisogna essere sempre sul pezzo. Quindi quando faccio un video, tipo quello che uscirà venerdì, che sarà su macOS, io dirò, questa è la storia di macOS. No di Apple e no di, come si chiama, di Steve Jobs. Ok. Ovviamente le cose si intersecano, ma il focus è altro, quindi io cerco di mantenere sempre un focus nei video ben specifico e quindi io non leggerò più. Ok. Proseguiamo, perché è fuori tema. Vabbè, questo è stato facile, dai, andiamo avanti. C'è questo tizio che mi ha lasciato questo commento in cui dice c'era, se non ricordo male, sul video in cui parla la storia di IRC. Ma di che intendi? C'era. Ma cosa? E infatti la mia risposta è stata cosa? Ah, non è metti la cera? No, è il ci apostrofo era. Ah, ok. Come può ben vedere. Ovviamente cosa? Non lo sapremo mai. Ora, il fatto è che... Miyagi sensei. In un video fatto più di un anno fa, forse avrò detto forse che c'è qualcosa, ma mica lo posso ricordare. Però, se sei deontologicamente corretto, torni indietro, ti riguardi il video e cerchi di interpretare da dove viene questo commento c'era. Oppure... ne stralascia qui le scatole. Diciamo che mi piace bere. Esatto. Io preferisco fare altro. Mi piace la cipolla. Questo mi è stato lasciato sul video in cui io parlo di una notizia in cui Windows 11 ha delle difficoltà a trasferire file. C'è un bug che ormai la circostanza Windows 11 è lento a trasferire file. Questo scrive, starò su Windows 10 fino a che non mi verranno a prendere a casa con la SWAT. Un pochettino esagerato. Un po' radicale. Aspetta, con la SWAT che mi sponda la porta. Quindi se bussano... No, devono sfondare la porta. Allora se lo sfondo. Al lavoro Windows 11 mi ha già fatto troppi casini con i suoi aggiornamenti del
Tra l'altro, l'aggiornamento forzato più il riavvio alla notte è una delle cose che ho sempre odiato. Almeno su Windows 10 ho trovato un modo per evitarlo. Ma non lo puoi fare anche su Windows? Cioè, anch'io c'ho Windows 11, lo posso dire non ora. Non... Sì, ma, dire... ma se lo fai durante la notte, poi il tempo scade e si riavvia. È questo quello che tu dici. Ah. Perché tu magari lasciare il computer acceso a lavorare. Certo, e si trova il computer e quindi scarsa. Benissimo, pinguini. Io e Federico vi salutiamo. Prima di salutarvi, vi consiglio di andarvi ad ascoltare il suo podcast, The Viral Talk, che troverete su tutte le piattaforme di è podcast. In inglese. È in però inglese. Ve lo dico subito. Io inizio in inglese e faccio solo in inglese. E quindi, grazie ancora per l'attenzione, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao! Ciao, Ghilu!